entrare nel vivo di questa manifestazione, un'attenta giuria, abbiamo ricordato in precedenza, ha valutato, studiato, esaminato, soprattutto votato i 12 campioni che alla fine l'hanno spuntata. Allora iniziamo. A gennaio 2011, proprio precisamente un anno fa, ha trionfato al Super G in Germania e dopo la vittoria in terra tedesca è arrivata anche la chiamata per fare l'apripista nella discesa libera di Bormio. Convocato per rappresentare la nazionale azzurra alle Universiadi in Turchia, lui è lo sciatore del FUS Parma e cresciuto nello Schia Cari Parma. Consegna il premio per l'atleta del mese di gennaio il presidente del Panathlon, Giovanni Massera, quindi il futuro presidente del Panathlon, che verrà in carica dal 1 febbraio prossimo. Mancano 6 ore. Vai. Il vincitore è Rocco Del Sante. Guardando un po' i premiati di quei tre anni, ho visto che insomma tu a gennaio per questo premio ci hai fatto l'abitudine. Faccio una battuta perché a gennaio ci sono riuscito, scherzo, ovviamente ti comporti sempre bene. Da gennaio del 2011 ad oggi poi cosa è successo? Raccontiamo un po' oltre ovviamente al riconoscimento per cui ho tenuto a gennaio lo scorso anno. Diciamo che mi sono ancora comportato bene, ottenendo qualche podio a livello nazionale e anche a livello internazionale. Infatti, grazie ai miei risultati sono riuscito ad entrare nel gruppo sportivo della Polizia Fiamme Oro, che ha sede a Moena. Quindi da lì siamo passati ad allenarci là e comunque ho un bel salto di qualità. Tu sei l'unico qua in mezzo che dice neve deve arrivare. Sì, probabilmente sì, infatti sento in giro che la gente dice no ma si sta bene senza neve così. Invece io spero che arrivi anche qua, perché effettivamente è difficile allenarsi, è sempre più un sacrificio senza neve quando si. E non dimentichiamoci che insomma sono prodotti di quella pista là, di schi. Eh sì, quando c'era quella lì per allenarsi era sempre una cosa positiva, perché 40 minuti da casa mia è tutt'altro che 2 ore e mezzo. Grazie, complimenti.